Consiglio regionale, il presidente Mauro Laus ha riferito questa mattina sul bilancio di fine anno a Palazzo Lascaris. Michele Ruggero. La peculiarità è che c'è stata una sorta, diciamo, di accelerazione sulla partecipazione, sulla trasparenza e sulla produttività. Abbiamo creato le condizioni affinché il nostro ufficio di presidenza, il Consiglio regionale, possa essere percepito super partes rispetto alla Giunta, perché è un ruolo completamente autonomo. Così il presidente dell'Assemblea regionale sintetizza la peculiarità di un anno di lavoro a Palazzo Lascaris, insieme ai vice Nino Boeti, Daniela Ruffino e i tre componenti dell'ufficio di presidenza, Giorgio Bertola, Gabriele Molinari e Angela Motta. Parole con cui è stata inaugurata la Sala delle Bandiere, che hanno una loro naturale traduzione nei numeri: 23 leggi regionali approvate, 83 sedute, 4 consigli straordinari, l'ultimo ieri sullo stato di salute dell'economia piemontese e 377 sedute di commissione. E poi, dietro i numeri dell'attività legislativa, gli indirizzi, dalla gestione del bilancio con una politica di rientro avviata nel 2015 a quello sociale con un consiglio aperto ai cittadini e agli studenti, nel segno della trasparenza e della partecipazione, e ultimo, ma non meno importante, l'impegno culturale, convegni e mostre come questa Oltre lo sguardo, che si potrà ammirare fino al 19 gennaio. Dicembre, tempo di festività.